che vengono tutta un'altra storia, contro 5 milioni di abitanti di Sicilia. È possibile che 500 mafiosi riescano a infangare un'intera isola, per cui uscendo fuori dal nostro territorio la prima cosa che ti dicono è siciliano mafioso? È proprio come un parallelismo automatico. Scusa, ma guardi, io combatto la mafia. No, 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 se sei siciliano, appena ti tirano i peli, già nasce un mafioso. Mafioso, non funziona. E allora abbiamo deciso nel corso delle nostre battaglie che abbiamo portato avanti su Partenico e dintorni, di cercare di cambiare questa nostra cultura, perché la mafiosità è una cultura nei siciliani, purtroppo, che parte da molto lontano. E siccome abbiamo visto che ci siamo riusciti, riusciamo a penetrare, ci risso, tu ci annunci, dammi tempo che dispertoso. E allora andiamo avanti abbastanza bene, perché poi siamo stati supportati da quelle che sono tante realtà. Libera sta facendo un lavoro nel territorio meraviglioso, i ragazzi del Biopiz, le varie associazioni antimafia. E la cosa più bella, abbiamo cambiato anche dalle nostre parti, chi ci segue, la cultura di fare notizia. Gli altri telegiornali si sono dovuti adeguare, perché se no non li guardava più nessuno.